Scusa, Giova, ma potrei parlarti un attimino? Dino, scusa tu, ma siamo un po' presi. Sì, sì, no, ma basta un minuto, guarda. Scusate, Scusate ancora. Sorry. We can have a coffee break. Who is this guy? Dino Ossola, he's in real estate. Cosa c'è? Senti, Giova, ci deve essere stato un problemino di comunicazione, capito? Non ho capito, scusa, cosa significa? Non è colpa mia, Io non mi posso proprio permettere di perdere tutti quei soldi. Te lo dovevo dire, lo so. T'ho già spiegato che questa è una roba temporanea. Sì, ma lo so, ma allora, magari possiamo trovare un accordo tra di noi, no? Accordo cosa? Non capisco. A me basta rientrare, andare paripata, Giova. Ma cos'è paripata? Partita a scopa, no, dai, no, cosa dice? Senti cosa ho pensato, ho avuto un'idea bellissima. Dai. Io te la dico, poi mi dici. Sì. Tu mi ridai tutto il mio investimento iniziale, no? Poi quando il titolo cresce, perché cresce, no? Ma l'hai detto tu che ti tieni tutto tu, Giova. Anche se vanno alle stelle, Dino, gli interessi. Dino, stai calmo, non funziona. Una roba tra me e te, Giova, in nome della nostra bellissima amicizia, dai, ci Dino, puoi stare, no? Non funziona così. Giova, ascolta. Quei soldi lì sono tutto quello che ho. Anzi, guarda, non avevo neanche quelli, va bene? Lo stai dicendo? Io non riesco a seguirti. 700.000 euro che hai investito, dove li hai presi? Dove li ho presi? Ho chiesto un prestito in banca, no? Tu sei completamente pazzo. Ma le norme del contratto te le hanno lette o no? Sì. Di no. Guarda che se tu hai dichiarato il falso, sta roba qui si chiama frode. Frode addirittura, io a te poi, Giova. Con tutto il rispetto, l'ammirazione e permettimi anche l'affetto sincero. Poi ci sono anche i ragazzi. Ma che così vogliono... ragazzi? Ragazzi cosa? Senti, Dino, la facciamo così. Chiudiamo questa spiacevole conversazione.